Bene, si è conclusa l'avventura di Morgan con il suo programma televisivo Stramorgan e dopo queste 4 serate mi è venuto il pensiero che forse era il caso di parlarne. Per chi se lo fosse perso, un breve riassunto. Morgan ha potuto condurre una trasmissione di 4 serate, tutte quante a tema musicale, chiamata Stramorgan, con l'obiettivo di... È proprio questo il punto. Qual è l'obiettivo? Questo sarà un punto focale. In sostanza, con una serie di analisi, aneddoti e chiaramente reinterpretazioni, quindi musica live, Morgan crea uno spazio personale dove ridare vita a dei personaggi celebri e molto importanti della nostra storia. Porta Modugno, Battiato, Battisti, Bindi, Colossi. Ci sono le interviste a Gino Paoli, ci sono collaborazioni di altri artisti, ma non è questo il punto. Almeno non è questo quello di cui vorrei parlare. Quello di cui vorrei parlare è la famosa domanda di prima, cioè qual era l'obiettivo di questa cosa? E la seconda domanda è: a cosa serve? O meglio, l'abbiamo ottenuto questo obiettivo? Serve questo genere di intrattenimento? Se io dovessi descrivere l'esperienza televisiva da spettatore, ma spettatore io, non un altro spettatore, devo dire che sono programmi che a me piacciono, dei quali sento un disperato bisogno. Ricchi di aneddoti, un sacco di curiosità, si riscoprono dei dettagli magari sulla scrittura particolare di quella specifica canzone, o degli aneddoti anche tra i protagonisti. Uno su tutti che mi ha fatto morire è celeberrima la collaborazione storica tra Sgalambro e Battiato, e questi praticamente vivono insieme e ci viene raccontato che si davano del lei. Ecco, cose di questo tipo sono utilissime, sono bellissime, mi fanno sentire meno solo e mi fa piacere fondamentalmente che esistano, magari ce ne fossero di più. Però mi chiedo, a che cosa serviva effettivamente tutto questo? Perché se io penso che un programma del genere va in onda in seconda serata, in Rai, tra l'altro c'è stata la polemica perché il secondo episodio è andato addirittura oltre l'orario, cioè è partito proprio tardissimo. E quindi la vera domanda è: chi lo vede? A chi serve? Che obiettivo ha? Perché onestamente sembrerebbe che l'obiettivo sia fondamentalmente quello, innanzitutto, autocelebrativo di Morgan, che porta la sua musica, i suoi riferimenti. È normale, Morgan è del 72, credo, di cosa vuoi che parli? Parla dei suoi riferimenti, ovviamente, quelli che conosce meglio, quelli che lo hanno ispirato. E va bene. E quindi comunque c'è una dimensione che è personale, quindi è verso l'interno, non è verso l'esterno. Dopodiché c'è una destinazione d'uso. Il destinatario d'uso sono io, che mi interesso agli aneddoti, mi interesso alla musica, anche alla musica vecchia, che ho difficoltà con la musica attuale, come tante altre persone. È il curioso, è l'interessato, cioè quello che i testi se li legge già, cioè quello che gli aneddoti li va a cercare, cioè quello che quella musica già l'ascolta. Quello che manca è il bridge, il collegamento che possa dare un significato anche educativo, che sia anche funzionale. Mi riferisco a un contatto con i giovani che non conoscono quella roba. Ho paura che l'intera operazione non sia diventato nient'altro che un esercizio di sforzo egocentrico da parte di Morgan, che ci porta un po' alla musica dalla sua cameretta, che di per sé è un concetto bello, e magari ci fossero più cose così, però da più punti di vista, non da solo uno, non da una sola prospettiva. E alla fine questa cosa rimane un po' riduttiva, rimane lì a compiacere la persona che riascolta le canzoni dei suoi tempi, rimane lì a compiacere quello che non ascolta niente dall'85, e a compiacere il curioso, il cacciatore di aneddoti, eccetera. C'è da dire che io non ho mai letto da nessuna parte che lui avesse un'intenzione educativa, chiaramente. Però, siccome spesso si è parlato di a lezioni di musica, allora io credo che il significato educativo in questo genere di cose sia un po' incluso in quello che si sta facendo. E da questo punto di vista è chiaramente un fallimento. Il grosso della produzione, che ha reso celeberrimi, bravissimi indubbiamente, tutti questi autori e questi cantanti, si blocca molti anni fa. Sono praticamente sconosciuti a tutti quelli che hanno meno di una certa fascia di età. E di conseguenza a loro non arriva niente, non arriva il ricordo, quindi non arriva l'interesse per l'aneddoto. È questo il punto.
Oltretutto, non puoi diffondere il verbo creare uno scompiglio, un movimento dal punto di vista musicale se questa cosa viene fatta per 4 serate, una di seguito all'altra, dal lunedì al giovedì, abbiamo finito. Basta. Questo non crea fermento, non crea nessun tipo di contagio, non crea nessun tipo di stimolo. È una cosa fine a se stessa, bella, bellissima, magari ne facessero di più. Ma non ha quella cosa che probabilmente oggi sarebbe necessaria, cioè cercare di trovare dei collegamenti con il mondo attuale. E questo non significa forzare i collegamenti, invitando ad esempio qualche giovane pseudo-artista che sta lì tanto per. Non intendo questo, però intendo dire che, per esempio, in anni completamente trascurati, capisco sempre che il tempo fosse quello che era, insomma. Però in anni trascurati, dove comunque la roba è esistita, perché la roba buona esiste sempre, e la roba è esistita e hanno delle facce magari. Hanno delle facce che oggi però ancora si conoscono, ancora si vedono. Sarebbe bello far vedere, guarda che tizio che oggi conosci per la canzoncina, il featuring di merda della canzone di luglio e agosto in spiaggia. E uno che 20 anni fa parlava di libertà, 20 anni fa, non 50 anni fa. Parlava delle cose che adesso a te interessano, parlava della droga, parlava del peso politico del Vaticano, parlava della guerra. Parliamo anche un po' di questo, cerchiamo di parlare anche un po' di questo. In conclusione, secondo me un evento di per sé molto bello, molto interessante, lo ripeto, magari ne facessero uno a settimana, voglio dire, o uno al mese. Ma purtroppo manca quella parte che continua a mancare un po' ovunque, che io avverto come un'urgenza sociale e quindi non posso che essere rammaricato per questa cosa. Magari noi non lo sappiamo, questo è stato una sorta di esperimento, magari c'è un progetto più ampio nel quale effettivamente verrà fatto questo, a partire anche già dalla scelta dei volti, perché è comprensibile che tu scelga Morgan, perché Morgan comunque gode di un certo rispetto, è riconoscibile a vari livelli, in varie fasce di età, e quindi è una buona scelta. Però Morgan è anche un personaggio molto accentratore dal punto di vista mediatico. Io sono convinto che la maggior parte delle persone che ho visto commentare, in realtà, quando esprimevano giudizi positivi o negativi, probabilmente non hanno neanche visto il programma, probabilmente stavano giudicando Morgan, non il programma di Morgan. Con questa riflessione io vi saluto, vi invito a mettere un like se vi è piaciuta e attivare la campanella. Vi ringrazio e di nuovo ciao.